Basta un istante perché il mondo ti crolli addosso. Una valutazione sbagliata è ciò che potevi essere, non sarai mai. Quanti casi al mondo, ma soprattutto quante volte nella nostra stessa vita. Ma quando assegnare per sempre il proprio destino è un giudizio affrettato o peggio, un impeccabile, si fa per dire, analisi della situazione in base a burocratiche formulette senza il minimo buonsenso, non c'è nulla che possa darti indietro ciò che ti è stato tolto. Tra i casi più clamorosi, quello di Alberto, 42 anni in un manicomio a Roma solo perché all'epoca non c'era più posto negli orfanotrofi. O quello, riportato anche dalla nota trasmissione delle Iene, di Pino Astuto, il bambino vissuto per oltre 30 anni dentro un manicomio pur essendo sano come un pesce. E poi il caso che vogliamo raccontarvi in questa particolare puntata di In Cronaca. Quello di Carmelo Serrone, finito in ospedale a seguito di una brutta sbronza ed inquadrato per sempre da una solerte relazione medico-legale come alcolista cronico e di conseguenza sottoposto, anzi obbligato, a seguire una terapia psicofarmacologica devastante. La storia di Carmelo, una storia che ha davvero dell'incredibile, nasce in qualche modo, sorvolando su fatti personali e privati, nasce alla fine degli anni 90, quando a causa di un problema familiare, una sera, come tante, come può accadere a tante persone, Carmelo decide di sfogarsi, come si suol dire, alzando il gomito, bevendo un po' di più. Non avrebbe mai immaginato che da lì sarebbe iniziato un vero e proprio incubo, perché Carmelo, dopo quell'episodio, si rende conto di aver esagerato, chiama i soccorsi e da quei soccorsi inizia il vero e proprio inferno. Carmelo viene sottoposto a un vortice incredibile per quasi 10 anni, viene costretto a utilizzare psicofarmaci che gli rovinano la vita. Una vita prima di questo episodio caratterizzata da una specchiata carriera militare all'interno dell'esercito, un'attività professionale come rappresentante e addirittura anche una stimata attività come volontario nel corpo militare della Croce Rossa. Ma iniziamo da quella terribile e maledetto 1997, Carmelo, che cosa accade? Ma nel 97, in pratica, proprio da un litigio con mia moglie, lei sostenendo che bevessi troppo, per inquieto vivere, pensai bene eventualmente di fare un esame e un controllo ematico per poi fare un'eventuale disintossicazione. L'unica cosa, avrei voluto tanto farla in reparto di medicina, ma in The Hospital non lo facevano e fu indirizzato dal medico di famiglia al CIM di Maglie, in provincia di Lecce, dalla quale io provengo, e dove, pensando che si sarebbe risolto lì la cosa, senza farmi nessun tipo di analisi per accertare la presenza di alcol nel sangue, loro per 10 giorni mi hanno inoculato dei prodotti, dei farmaci che io non so nemmeno che cosa fossero in quel periodo. Ripeto, questo è tutto per un quieto vivere in famiglia, cercare di ritrovare una sana convivenza con mia moglie e con i miei figli. Scusa Carmelo, però facciamo una precisazione. Perché questo? Perché Carmelo non sapeva di essere in qualche modo astemio. In sostanza, Carmelo, anche se beve mezzo dito di alcol, sta male. Lui tutto questo però non lo sapeva. Da qui in qualche modo anche il pregiudizio delle persone che gli stavano accanto e anche, poi lo vedremo, lo capiremo meglio, da parte anche dei medici, il pregiudizio che Carmelo fosse una sorta di alcolista cronico. Ma così non è, perché l'uso che Carmelo faceva di alcol era un uso normale, come
tanti altri ne fanno, no? Sì, certamente, ma diciamo che come tutti i giovani anch'io ho avuto la mia gioventù, per cui le mie 3-4 sbronze nella mia vita me le sono fatte. Grazie a Dio sono quasi 20 anni che io non tocco più alcol, perché ho compreso effettivamente non solo che mi fa male anche a bere pochissimo, ma mi sono reso conto che è la più potente droga esistente al mondo, perché da quanto ho capito bastano pochi secondi e già arriva al cervello, per cui deteriora qualsiasi tipo di atteggiamento della persona. Lo cambia e per cui ho deciso di cambiare stile di vita, non assumere più alcolici, sostanze alcoliche in generale, da quasi 20 anni. Ecco, torniamo a quella sera famosa, quando c'è questo brutto litigio con la tua ormai ex moglie e tu decidi di alzare il gomito. Da quel momento in poi che cosa accade? Raccontaci. Io arrabbiato torno a casa di mia madre, l'unico posto in cui potevo stare, e in sua assenza ho scaricato tutta la mia rabbia nell'alcol. Non so se tutto quello che ho trovato in casa di mia madre ho usato, perché non ricordo quanto avevo potuto bere. Dato che poi dovevo rientrare in servizio e paura di non farci ad arrivare l'indomani mattina a Bari al mio comando, decisi di chiamare l'intervento dei carabinieri. All'epoca 118 non c'era, per cui l'unica cosa è chiamare i carabinieri. Intervennero i carabinieri, dalla quale poi fui accompagnato tramite l'ambulanza presso il nosocomio di Maglia, pronto soccorso. E da lì poi io non ci ho capito più niente, perché poi mi sono svegliato in psichiatria, dalla quale ho detto: ma che ci sto a fare io qua, che c'entro io qua? E dicendomi appunto che era un soggetto pericoloso, e dalla quale qualcuno aveva testimoniato che ero violento e che ero gelosissimo di mia moglie, ma era tutto falso, perché io avevo solamente dei sospetti di mia moglie e basta, ma non era una gelosia, alla quale una persona gelosa non scappa dinanti alla propria donna, ma molto spesso, come noi vediamo negli ultimi anni, proprio la violenza dell'uomo presso la donna, mentre io sono stato sempre una persona molto, molto equilibrata, molto, come devo dire, razionale su certi aspetti comportamentali. Ho sempre lasciato stare, non ho mai cercato di violenza in qualsiasi occasione, cerco sempre di evitarla. E anche i litigi mi danno fastidio, le grida mi danno fastidio, cioè a me piace il dialogo, comunicare con le persone. Purtroppo una volta lì io non ci ho capito più niente, per gli anni mi hanno sempre manipolato, mi hanno fatto fare quello che hanno voluto loro, il mio fisico ormai debilitato completamente da un peso corporeo che io ho sempre avuto intorno ai 70 kg, meno di 70 kg, 65, 67, 68, sono arrivato a pesare a 100 kg, mancavano 2 kg per arrivare a un quintale, e per cui poi mi sono trovato malato di Parkinson. Io non sono stato mai malato di Parkinson, mi sono trovato con la fibrillazione atriale senza sapere come, mi sono trovato con a perdere tutta la dentatura, io non ho più denti, naturali, e non avevo più neanche lo stimolo sessuale, non avevo più niente, non ero più un uomo, ero un automa alla loro mercé. Fino a che poi, dopo anni e anni e anni, perché ero ormai arrivato al 2008, pensai bene di smettere, dissi: io non ce la faccio più, questi mi stanno rovinando la vita. Pensai bene, piano piano, da solo, visto che i medici mi dicevano: no, non li puoi lasciare perché sei un soggetto pericoloso, compreso il mio medico di base, alla quale lo condanno fermamente, che lui avrebbe dovuto aiutarmi più degli altri a farmi comprendere come stavano le cose. E invece lui disse: no, ti repentirai una volta che li lascerai, starai male. Può darsi pure che morirai. A rischio di morire, io da solo ho lasciato i psicofarmaci lentamente a scalare, ce l'ho fatta con grande sacrificio, oggi sono vivo per fortuna, perché sicuramente sarei morto già da tempo, sarei morto. Oggi Carmelo si considera una sorta di falso invalido suo malgrado. È infatti in grado di lavorare, ma il suo passato lo inchioda a vivere a carico dello Stato. Nonostante tutto, non ha mai smesso di combattere per rivendicare una propria dignità.
Parliamo del 2008, quando hai smesso di prendere psicofarmaci. Siamo nel 2019, per cui sono passati circa 11 anni. Ti vediamo, stai al di là dell'emozione della telecamera, però insomma stai bene, anzi hai ripreso anche un certo tipo di attività. Nel frattempo sei arrivato a Pescara, hai conosciuto la tua nuova compagna, adesso hai un figlio e anche in qualche modo hai ripreso negli anni scorsi anche a fare qualche attività, no? Sì, ma l'attività che io ho svolto è un'attività sempre di volontariato, nel senso che mi sono dedicato ad aiutare tossici a riuscire ad aiutarli a uscire fuori dal loro problema di dipendenza, che non è facile, alcolisti, giocatori, perché poi è tutta una questione di la persona deve solamente cambiare, comprendere, capire qual è il loro problema. Purtroppo ho capito, proprio seguendo dei corsi, dei gruppi, alla quale mi sono appassionato tantissimo anch'io, perché mi hanno aiutato tanto a seguire dei gruppi di mutuo aiuto, dove ho visto che molta gente, veramente alcolisti cronici, sono riusciti a superare brillantemente il problema alcol, e di questo sono contento che esistano questi gruppi, soltanto che non vengono molto aiutati da chi dovrebbe, perché sono molto, non so, forse la gente ha vergogna, ha paura, però quando si hanno questi problemi bisogna vincere paure e vergogne, non bisogna chiudersi e dire no, io non sono un alcolista, non sono un giocatore, non sono un dipendente, quando poi è come nascondersi dietro una gruna del lago. Bisogna chiedere aiuto, aiuto è umiltà, non è umiliazione, e lo dico veramente con il cuore, perché spesso non chiedere aiuto ci si rovina la vita, e io lo dico a tutti, perché anche se io ho avuto un problema così, che nato dal niente, poi mi sono rovinato la vita, senza capire poi come e cosa è successo in realtà, perché ho dovuto scavare dentro e capire effettivamente tante cose, pure su me stesso, perché lavorare su me stesso, poi ho compreso tante cose, tanti miei difetti che negli anni hanno rovinato poi i rapporti anche con la famiglia, con la vecchia e un po' anche con la società. Però, meno male, io in questi 11 anni posso dire che ho ripreso in mano la mia vita, ho ripreso me stesso. Non riesco a trovare lavoro, questo sì, eppure posso portare automezzi, sono un bravo autista, conosco gran parte dell'Italia, le strade conosco bene, anche se oggi con i navigatori si viaggia comodamente. E so fare un po' di tutto, l'idraulico, l'elettricista, ho imparato ad essere pittore, faccio un po' di tutto, però purtroppo non è facile che la gente chiami uno così come me a fare una riparazione anche stupida, ma oggi si sa, ci vogliono le ricevute, bisogna essere iscritti alla Camera di Commercio. No, diciamo che Carmelo vuole rimanere aggrappato alla vita, nonostante qualcuno abbia cercato di strapparlo alla vita. Carmelo, tu ci parlavi degli effetti devastanti, effetti collaterali di determinati psicofarmaci. Prima ci accennavi Parkinson, fibrillazione atriale, ma hai utilizzato anche psicofarmaci che in altre parti del mondo addirittura sono stati tolti dal mercato. No, non so se sono stati tolti dal mercato. Io prendevo un prodotto, esattamente 3 compresse da 5 mg al giorno, di così chiamato Zyprex della Lilly. Poi ho scoperto che negli anni a seguire in pratica nel 2006 mi sono trovato a giocare, a prendere il gioco, una dipendenza al gioco, non pesante, però mi trascinava a giocare. Poi ho scoperto in questi ultimi anni che Zyprex è scomparso dal mercato in Italia, però la scatola è sempre quella, non c'è scritto più Zyprex, c'è scritto solo Lanzapina e basta, ma è lo stesso prodotto, non cambia niente. Che ha come effetti collaterali? Appunto, di portare alla dipendenza, alla ludopatia, esatto, sì. E questo farmaco l'hai preso per quanto tempo? Per nove anni. Altri psicofarmaci che hai preso che ti hanno portato al discorso del Parkinson, della fibrillazione atriale? Ma quale abbia portato, il farmaco che esattamente mi abbia portato alla fibrillazione atriale e al Parkinson, esattamente non lo so. So che il carbolidium, di cui me ne davano, neanche un asino lo danno tanto, a me ne davano 900 mg al giorno, vale a dire 300 mg la mattina, 300 mg a mezzogiorno e 300 mg la sera.
alla quale era pesantissimo, e quello ha provocato, secondo i cardiologi, la fibrillazione atriale. Tanto è vero che circa un mese dopo andai a fare un ricovero in cardiologia per scoprire questo problema. C'è stato, io coricato a letto, uscendo fuori, c'è stato un consulto tra cardiologi e psichiatri. I cardiologi sostenevano di sospendere la cura di Lidio, e loro dicevano no, assolutamente, il soggetto è pericoloso. Loro, per loro era un soggetto pericoloso. Il pregiudizio del soggetto pericoloso. Ecco, noi ci impressiona, Diego, se puoi fare un zoom, questa foto. Questo adesso lo vedete, insomma, Carmelo è una persona tranquilla, anche fisicamente sta bene, però guardate in questa foto come è stato ridotto Carmelo negli anni. Una foto davvero impressionante che Carmelo ci ha fatto vedere, che personalmente mi ha anche particolarmente colpito. Carmelo, so che per questa vicenda, insomma, è stata avviata una battaglia legale, che purtroppo sono si conosce un po' i meccanismi della giurisdizione italiana e della giustizia italiana, va avanti già da tanti anni. E tu, in sostanza, in questa battaglia legale che cosa vuoi, che cosa cerchi? Ah, certamente un riscatto sociale. Io non è che cerco chissà che cosa, un indennizzo, questo, perché alla fine poi sembriamo tutti dei parassiti alla ricerca di arricchimento sugli errori ospedalieri e medici. No, questo no. Certo, oggi come oggi, per aiutarmi, visto e considerato di quello che ho subito, un certo danno lo richiederei in denaro. Però oggi vorrei più far capire ai medici, soprattutto ai psichiatri, che non basta a volte essere laureati per comprendere una mente, capire una mente umana, non c'è psichiatra che possa capirlo. Bisogna veramente stare attenti prima di fare di tutto un erba un fascio. Non bisogna prendere un alcolista e dire tu sei un ubriacone e vai curato per forza così. No, ogni soggetto è un soggetto a sé, a parte, e va studiato prima di ucciderlo. E io sono stato ucciso. La medicina per certe malattie, tipo le dipendenze, vanno curate diversamente. È chiaro, ci sono dei casi che bisogna purtroppo intervenire pesantemente, ma questo non induce però a rovinare altre persone che vanno curate diversamente, con psicoterapia, eccetera. Può anche servire inizialmente uno psicofarmaco per calmare lo stato d'animo, per cercare di riprendere, ma una volta che è ripresa la persona, ma sono 15 giorni, 20 giorni, poi la persona deve camminare con i suoi piedi stessi e essere aiutato psicologicamente, comprendere e far capire a quel soggetto qual è il suo problema. 15-20 giorni, invece a te questo incubo è durato 10 anni ed è finito solo perché tu lo hai voluto, altrimenti avrebbero continuato a somministrarti questi psicofarmaci. Sì, io ogni mese dovevo essere sottoposto a visita obbligatoria, perché loro sostenevano che bisognava che io facessi questo, ma serviva ben poco, perché io dicevo guardate che io non bevo. No, e voi ubriaconi dite lo stesso, anzi vi consigliamo da noi a passare anche dal CERT. Ho detto voi non state bene, signori, voi avete qualche grosso problema, ho detto fatemi capire, io non bevo più, e ancora sostengono che io beva, loro sono convinti che io beva, perché effettivamente un alcolista cronico, ma diciamo chiaramente, uno che è cronico non è che è facile che se ne esca, molti ce l'hanno fatta, ma quei molti non sono tanti, sono come mosche bianche alla fine. Perché? Perché prima perché vengono aiutati in modo sbagliato. Io continuo a dire che e sono convinto che il CERT che dà l'alcover agli alcolisti è come dare ugualmente veleno, cioè alcol, per cui non serve. Se io tolgo l'alcol per prendere un altro farmaco chimico che è uguale all'alcol che mi ammazza, non ne vale la pena, non ne sono più che convinto. Gli alcolisti, come anche i tossicodipendenti, come i giocatori, vanno aiutati in modo diverso.
Carmelo, salentino di origine, si ritrova a Pescara intorno al 2008-2009, se andiamo al 2009, riesce a rientrare nella Croce Rossa in qualche modo e si ritrova qui in Abruzzo per i noti fatti dell'Aquila. Da qui cominci a rimpossessarti della tua vita e a ritrovare, insomma, un po' di serenità nel futuro. Ad oggi sappiamo che, insomma, sei uno dei tanti in Italia che riscuote il reddito di cittadinanza, ma che cosa ti aspetti per il futuro? Ma io per il futuro vorrei vedere soltanto, rivedere innanzitutto i miei due figli maggiori che mi odiano per aver abbandonato la loro madre, ma quella speranza mia è di veder crescere questo mio piccolo Pargoletto, che dico Pargoletto ma a 9 anni li farà il 13 novembre, ma cresce che è una bellezza, è quasi alto quanto me, pesa quasi quanto me, e posso dire grazie anche alla mia compagna che con tutti gli alti e bassi che abbiamo potuto subire da una casa all'altra, che ne abbiamo cambiate tante perché abbiamo avuto notevoli difficoltà. Qualcuno in piccolo ci ha aiutato, ci aiuta ancora. Devo dire grazie moltissimo a mio cognato, ma soprattutto a Roberta, la mia compagna, la quale comunque con tutti i litigi che ci stanno riusciamo ad andare avanti, e devo dire veramente grazie. Comunque ho la forza e la volontà di lottare sempre, non mi va di fermarmi, anche se a volte qualche giorno rimango deluso di alcune aspettative, perché uno poi spera che di fare un passo in avanti e poi si ritrova come sempre con due passi indietro, però dopo tutto la vita continua ed è bella proprio per questo, perché è variegata ed è fatta di colori e di profumi intensi. Grazie Carmelo, intanto stai prendendo questo reddito di cittadinanza con la speranza che nell'arco di questi 18 mesi possa anche trovare un lavoro. Io me lo auguro, certo, fisicamente e a livello fisico devo dire, sto bene. Non sto bene a livello, come non ho tanto più forza nei muscoli, per cui se devo fare dei lavori pesanti resisto poco. Sono uno che non si tira indietro a fare, faccio tutto quello che capita. Il problema è l'età, già è difficile per un giovane trovare lavoro, vediamo che i ragazzi vanno via dall'Italia, per me c'è poche speranze. Trovassi un posto di lavoro presso un'amministrazione, anche una scuola, come operatore scolastico, non lo so, qualcosa, diciamo, delle mie attitudini, delle mie capacità, ma purtroppo anche i miei limiti, alla quale oggi come oggi non posso superare, non posso permettere di superare, per una questione anche fisica, di età.